E ciao a tutti amici, sono sempre Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Rimworld. Allora, questo episodio è molto molto importante. Sarà importante per i primi minuti dell'episodio stesso, perché vi spiegherò il motivo per cui la serie sta per cambiare radicalmente. Ho aggiunto delle mod, ho rifatto la mod list. Questo significa che adesso tutte le mod sono catalogate e sono disponibili per voi per poter ricreare questo tipo di esperienza. Io vi voglio spiegare il motivo per cui questa serie sta per cambiare radicalmente. Io ho sempre visto Rimworld come una colonia che parte dal punto A e arriva al punto B, il più velocemente possibile, con meno sforzi possibili. Da adesso questa cosa cambia. Noi non avremo più una colonia, avremo una colonia che sarà la base per un'altra città. Questi qua sono pochi coloni in confronto. Noi prenderemo Rimworld e lo porteremo al limite. Al limite di quello che può funzionare. Il problema è che per farlo ho dovuto modificare la lista di mod. Io, importantissimo, ho rifatto la mod list e la lascio qua sotto nei commenti così tutti la potete vedere. Questo video è il punto di svolta per quanto riguarda la serie. Da adesso in poi dovrete vedere questa come base di quelli che saranno i prossimi progressi che arriveranno. Io ci tengo molto a portare avanti questa serie ed è per questo che ho deciso di aumentare la produzione, aumentare proprio la produzione di video. Ora, adesso è venerdì, quindi domani, che è sabato, ho fatto anche un vlog, partirò per tornare in Liguria. Quindi oggi, se ce la faccio, registro almeno due video. Però anche l'approccio con i video stessi credo che cambierà. Cercherò di limitare la produzione ha dei video un po' più corti ma più densi di contenuti. Questo per evitare di fare sessioni di registrazione enormi che poi magari devo tagliare a metà con un taglio banale. Preferisco fare un video un po' più corto, conciso, che però finisca in modo da settare quella come base. Questo vuol dire anche che però ci troveremo ad affrontare molti più problemi, proprio perché ci saranno molti più video. Io spero che questo non vi dispiaccia. Però è il modo più veloce per fare tantissimi progressi. Comunque già adesso siamo arrivati a un ottimo punto e la nostra città sta prendendo forma. Direi che basta come incipit. Spero che si vedano poi le modifiche all'approccio che io stesso ho con la serie. Adesso è inverno, devo fare un po' di progressi off camera, però insomma credo che con le nuove mod ci potremmo decisamente divertire. E uno degli obiettivi che ho è reclutare il più persone possibili. Perché davvero adesso sta diventando problematico, abbiamo tanti lavori da fare e non abbiamo nessuno. Spingerò tantissimo sulle nuove armi, che sono quelle laser, perché ci servono. E per farlo però ci serve un prisma e come cosa, se non erro, è abbastanza complessa. Ho aggiunto la SRTS Expanded, questa qua ve l'avevo già fatto vedere, però abbiamo aggiunto anche la Rimatomics e la Rimefeller. Perché ragazzi, non ci possiamo prendere in giro, servono e ne servono tantissimi. Ne servono davvero tantissime di queste risorse e spero che non vi dispiaccia. Comunque, l'obiettivo della serie è quello ancora di creare uno degli imperi più forti del pianeta. Spero che vi piaccia come obiettivo. Come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate, perché vorrei sapere effettivamente il vostro punto di vista su questo obiettivo. Passando ai progressi che ho fatto, come potete vedere ho iniziato la strada nella parte bassa della colonia e ho iniziato anche a mettere un po' di watermill generator proprio per migliorare la produzione energetica, anche se già adesso siamo a un ottimo, ottimo punto. Purtroppo ve l'ho detto, è inverno e questo ci causa non pochi problemi. Shoot Frenzy, Spy Recruitment, va bene, però Red, che è questa persona qua. Molti di voi si sono anche lamentati di questa persona. Sappiate che io ci tengo principalmente perché ha dei tratti che mi piacciono, tipo masochista, duro e è da 9 in shooting. Io lo voglio far diventare una bestia, praticamente. Il problema è che è al momento un vegetale. Quindi, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo creare un, se non erro, AI chip. Eccolo qua, Make AI Chip. Problema è che ci serve 30 gold, 25 plastille e 5 advanced components. Io spero abbiamo tutto, però credo che in realtà ci manchi un po' di roba. Se io dicessi tipo a Yolanda, che adesso sto facendo un pain stopper, dopo se le dico vai a fare un AI Chip, forse lei va.
Ah, comunque qua stanno facendo. Ho dato gli nuovi ordini, ragazzi, perché la zona di produzione è finita e stanno facendo un lavorone. Abbiamo un joywire in arrivo, un pain stopper in arrivo. Qua abbiamo i light receptor, high explosive shells. Insomma, abbiamo tantissime munizioni e nuove protesi e non vedo l'ora di esplorarle al meglio. Abbiamo problemi anche con il cloth. E questo purtroppo non ci posso fare niente. Make statue. Sto pensando. Why not? Facciamo delle cose larghe. Ok? Com'è che si chiamano? Delle sculture larghe. Le facciamo in legno per ora. Le facciamo in legno. Decisamente. E dai, spendiamo anche un po' di tessuto per queste poltrone. Stanno pulendo la neve, cosa che gli ho detto di fare assolutamente. E stiamo producendo tantissimo, tantissimo cibo. Io inizio a non essere più contento della cucina, sinceramente. Inizio davvero a non essere più contento. Tant'è che penso la smantellerò. Tipo in questo episodio. Probabilmente. Anche se vorrei. No, devi fare l'AI chip, scusa. Lo devi fare subito. Yolanda è tipo fortissima comunque, ha 18 in crafting se non erro. Cioè, guardate qua, di cosa stiamo parlando. Ah, ok, c'è un matrimonio. Va bene, Yolanda, vai. Siete tutti bellissimi. Eidan e Tompe. Bravissimi. Ok, questo qua ci porterà un bel boost nel morale. Allora, gli obiettivi di oggi sono puntare tantissimo sulle nuove protesi e rifare la cucina possibilmente. Per le prigioni però sono contento. Spero vi piacciono. Se non erro, mi avete detto che vi piacevano nei commenti. E la cosa mi fa ovviamente piacere. Questo è un tech print per il Circadian Influence. Credo perché probabilmente off camera ho fatto. Appunto, avrò fatto un po' di progressi. Storage, weapon, ranged. Dove sono i laser? Per favore. I laser. Tesla gun, sì, yeah, whatever. Almeno potete metterlo adesso. Chi è che si occupa? Margherita, vai, apply tech print. Iniziamo a toglierlo subito. E incendiare laser, a chi lo diamo? A Ender. Vai. Iniziamo a fare la transizione verso i laser, perché ci servono. Credo che in realtà adesso con la ricerca ci siamo. Sì. Meno male che abbiamo un laboratorio comunque di questo tipo, ragazzi, perché è ottima come cosa. Ci dà la possibilità di bruciare letteralmente le tappe con le ricerche. E a questo punto direi che non vedo l'ora che arrivi un raid cercando di fare i più prigionieri possibile. Perché ci servono i prigionieri, assolutamente, se vogliamo reclutare effettivamente le persone. Chisel block, query resources. Stavo pensando se iniziare magari a smantellare qua. Tanto sono due processi diversi, cioè Yolanda si occupa della costruzione delle protesi o quello che è, mentre qua la gente si occupa di costruire. Allora, io farei delle single shelf. Che succede? Ah, ok, vi state divertendo qua. Ma io voglio vedere una cosa. Aumenta lo shooting così. Sì, aumenta. Ottimo. Bene. Bene, bene. Iniziamo a fare una piccola zona di lavoro dove faranno lo stoccaggio. Quindi shelf. Metto qua le shelf e ci mettiamo praticamente tutti i materiali sopra. Ok, iniziamo. Meteorite sandstone, dove? Ma cazzo, ma vi pare? Oh, mi ha distrutto qualcosa, vero? Probabilmente. Beh, non è che mi ci costruisci sopra il tetto, però, mannaggia te. Eh sì, mi ha tagliato buona parte delle connessioni, vabbè. Bene, bene, bene. Stiamo facendo anche molti, molti progressi qua con le navi. Ora, io ancora non le affronto, perché credo che quello lì sarà il punto in cui poi sbancheremo. Cioè, passeremo sul piano mondiale a questo punto, perché davvero avremo la possibilità di fare di tutto poi. Sì, però ti devi fare qua, ragazza.
Tipo subito, perché l'AI chip va dritto nella testa di Red. Dai, da brava. Oh, bene, Red, help. AI chip ce l'abbiamo già? Credo di no. Perfetto, così prende di nuovo un po' di coscienza, scusate. Quello che sto facendo adesso è costruire una piccola zona dove possono depositare i materiali che andranno a smantellare. Allora, devo già costruire altri deep refrigerator. La cosa non mi piace. Probabilmente è meglio se faccio una ghiacciaia e basta per ora. Sì, credo farò temporaneamente una ghiacciaia. O magari posso tenerli alla fine, così da integrare le varie costruzioni. Sì, why not? Va bene, io spero che comunque le strade poi si vedano un po' meglio. Clear Snow Area? Beh, gliel'ho detto, semplicemente non l'hanno ancora rimossa. Vediamo, Red, gliel'hanno installato? Installa AI chip. Perché ancora nessuno gliel'ha installato? Serve un medico. Akuja. Need material, what? È qua l'AI chip? Ah, aspettate. Mi sa che non avevamo le medicine, appunto. Vai. Io spero che Akuja sia capace. Dovrebbe. Invio a 17 medical. Però vedo che. No, magari non è il massimo lei. E soprattutto adesso. Allora, abbiamo un raid. Ci sono delle relazioni, ma non ci interessano. Va bene. Vediamo come se la cavano le nostre torrette. Credo che faranno un po' di danni, sinceramente. Wow! Hanno laser anche. Ci metteranno un po'. Sinceramente credo che la nostra killbox farà già dei bei danni di per sé. Infatti. Wow! Questo non me l'aspettavo, mi ha fatto parecchi danni. Posso riconnetterti? Voi invece? Te posso sicuramente riconnetterti. Eccola lì. Boss died. È morto un boss. Bellissimo. Veloci. Perché qua ne facciamo di danni. E soprattutto i prigionieri. Voglio spegnere anche il fuoco, ovviamente. E punto tanto su loro. Poi ovviamente dobbiamo andare a inseguire gli altri. Perché sono anche in una posizione più pericolosa. Wow. Bellissimo. Ok, venite tutti qua. E fate a pezzi gli ultimi. Trauma Savant. Non ci credo. Vabbè, lo sistemeremo. Ok, di qua stanno scappando. Anche loro scappano, non ci credo. Beh, è buona come cosa. Il problema è Ender. Trauma Savant. Mannaggia. Talking zero, hearing zero, wow. Possiamo sistemarglielo secondo voi? Non lo so, sinceramente. Devo vedere se si può modificare come cosa. Tramite mod. Questo. Ah, è biocoded. Peccato. Però ho una pistola laser. Non male. Iniziamo ad ampliare il nostro stoccaggio di armi laser. E cerchiamo di fare dei prigionieri, ma mi sa che non ce la facciamo. Te hai una mop suit addosso. Quindi ti faccio inseguire. Allora, intanto spegnete il fuoco. Però mi servi te, Eden, che sei molto più capace. Devi andare ad attaccare Lucas, che muore tra 7 ore, quindi magari non è il massimo. Però tutti gli altri spengano il fuoco. Arti è lenta come la morte. No, 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 Aiden. Dai, dai che ce la fai. No, l'abbiamo ucciso. Peccato.
Siamo troppo mortali. Siamo troppo mortali. Allora, stiamo sistemando qua i problemi che abbiamo ottenuto prima, ma credo che sia tutto a posto alla fine. Ok, no, questo decisamente non era quello che volevo fare. Così, circa sì, va bene. Ma non sono sicuro che ci stia poi la produzione, sinceramente. Quindi magari per la ghiacciaia facciamo qualcosa di più piccolo. Una cosa di sto tipo e invece di qua facciamo la produzione, quindi i pasti. Con tutto però all'interno. Sì, sto ancora cercando di processare, ma dovrebbe andare bene. Fett, poi vai qua. Quindi questa qua sarà la ghiacciaia. Vuol dire che se volessi farla... Magari qua, granite wall, mettiamo temperature cooler. Ok, e ne mettiamo un altro qua. E ovviamente devo ampliare la zona. Dov'è? Riparazioni a qua. Almeno hanno anche i materiali. Benissimo. Poi ovviamente le entrate le rifarò, non mi interessa. Raw food, meat vegetarian va bene. Plant matter, coffee beans e tea leaves. Dovrebbe esserci tutto. Aiden sta aspettando cosa? Pain stopper. Non abbiamo un pain stopper? Need material, non abbiamo più un pain stopper? Ma sì che ce l'abbiamo da qualche parte. E invece non abbiamo un pain stopper. Esatto, non abbiamo un pain stopper. Yeah, whatever. E a te questa la devo sospendere. Rescue Erlin. Ok. La devo sospendere perché non abbiamo un pain stopper. Oh, sorry Erlin, mi dispiace. Oh wow. Marine armor. Qua abbiamo... Marine armor. Non male, non male. Ci starebbe fare una... Un'ipotetica armeria poi più avanti. Lo devo mettere magari nei nostri obiettivi. Decisamente, così come avere una nuova zona. Link bed. Sono tentato di mettere un bagno a sto punto qua. Scusate, perché effettivamente sta zona fa un po' pena. Quindi magari se le facciamo un bagno fatto bene sarebbe anche il caso. Perché davvero quasi quasi mi dispiace che sta donna non abbia un bagno ben definito. Questa lince che ce l'ha con Aiden. Ma direi che Aiden sa come difendersi. Anche perché è più veloce della lince. Direi che ce l'ha fatta Aiden. Direi. Finish off. Va bene. Dai, è così, Da bravi. Come stiamo andando? Oh, stiamo andando bene. Adesso iniziano a rimuovere il pavimento. Fantastico. Ok, tolto quello possiamo pensare di fare di nuovo un altro tipo di pavimento. Sì, va bene. Cos'è che vendete voi? Napalm shell? Non mi interessano. Mi interesserebbero le high explosive shell se non costassero un rene. Quindi direi di no. Psychic sensitizer? Direi di no. Se avete del laser magari, della roba laser, non mi dispiacerebbe. Incendiari laser, eccolo qua. Perché è comoda come cosa, il laser minigun. Bene, bene, così possiamo fare la transizione finalmente. E sì, il resto non mi interessa tanto. Però ci siamo. Questi due? Assolutamente sì. E ci spendiamo un po', ma fa niente. Cioè, abbiamo comprato delle armi laser per un prezzo stracciato praticamente. Questo vuol dire che possiamo dare a Eden la laser minigun. Stessa cosa a Fat e Margarita possiamo dare. Beh, magari a qualcun altro. Facciamo così per ora. Va bene, ci stiamo avvicinando adesso ai 40 minuti. Quindi immagino che con un po' di editing potrò far fuoriuscire un bel video.
Direi che per adesso ci salutiamo qua. Spero vi sia piaciuto l'episodio. Io speravo sinceramente di fare più progressi e di riuscire ad affrontare meglio quel ride. Non siamo ancora riusciti a inserire l'AI chip a questo poveraccio. E sinceramente non so che fine abbia fatto. Doveva esserci in realtà. Che fine ha fatto il nostro AI chip? A chi l'abbiamo messo? A chi abbiamo messo l'AI chip? Ne dobbiamo fare un altro. Vediamo un attimo quanti ne abbiamo. Do until you have. Ok, no, non ne abbiamo. E quindi Yolanda ne dovrà fare un altro. Ne dovrà assolutamente fare un altro, ma va bene, vedrò di farlo nel prossimo episodio. Io direi che termino qua, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo episodio e di tutte quelle informazioni che vi ho detto all'inizio. Per favore fatemelo sapere, perché in questo caso il vostro feedback è importantissimo. Spero che la serie possa andare avanti con l'intento che adesso io ho in mente. Direi che termino qua, vi ringrazio tantissimo. Appunto, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.